Nei fumetti l'autore completo è quello che scrive e disegna e voi siete autori completi dell'audiovisivo perché scrivete, dirigete, recitate. E in questo caso però avete fatto una sola cosa, tu hai solo recitato, tu hai solo diretto. Com'è stato? Ah, per me è fighissimo, nel senso che io non sono come lui, non voglio più dirigere e recitare insieme. Ho capito che, ma proprio non voglio più fare l'attore in cinema, poi mi capita, mi costringono, ma non, no, non voglio più farlo l'attore in cinema, ho tantissima voglia ancora di farlo in teatro, dove voglio solo essere diretto, non penso minimamente a fare la regia, ma per me è fantastico invece dedicarmi solo alla regia. No, ma anche per me, lo sai che penso che la cosa più saggia per me e per lui, che abbiamo anche scritto insieme dei film, è stato proprio portare il nostro apporto alle sceneggiature senza firmarle, senza mettere fisicamente mano. Quindi a grandi linee ci siamo confrontati fra di noi, poi dicevamo quello che pensavamo. Poi ognuno, come è giusto che sia, si è preso il suo spazio. Io avevo proprio bisogno di essere diretto. E avevo bisogno di essere diretto da un regista che doveva avere un'esperienza come attore, perché questo personaggio qua, ma non solo questo personaggio, ma ci sono credo 360 attori dentro questa serie e ognuno faceva piccolissimi ruoli. Deve entrare in una giornata e deve essere messo nelle condizioni di. E solo un attore può capire qual è la tua condizione psicologica quando entri su un set e c'hai un giorno solo. Brutto, eh? È terribile e quindi ci voleva un regista come lui. Poi è stato invece bello fare cose separate. Io volevo, al di là appunto della serie, volevo cogliere questa occasione perché questa settimana ci sono state le nomination ai David e c'è stata anche un po' di polemica, riassunta più o meno in questo punto di vista, che il cuore della polemica era che su 188 film candidabili, e di cui 61 opere prime, soltanto 21 film hanno raggiunto la nomination e di questi 21 film soltanto 5 hanno raccolto l'80% delle nomination generali. Cosa pensate di questi numeri? Ma intanto avrei dovuto vedere tutti i film e non l'ho visti tutti, quindi Non non ci si so cosa va, il problema è rispondere. quello, non riusciamo a vedere tutti i film. Guarda, io sono stato candidato tante volte, in tutte le categorie, l'ho anche vinto. Il David funziona così. Quando sei candidato è un premio, come tutti i premi, è fantastico. Quando non sei candidato c'è qualcosa che non va. Hai capito. Io quest'anno, lo dico molto sinceramente, no, Mia, il film di Leone Matteo, era un film per il quale tutti ci dicevano sicuramente avrete delle candidature, avevo zero. E se le avessimo avute io avrei detto in questo momento che il sistema di voto funziona. Siccome non ce l'ho avute, secondo me c'è qualcosa da riformare. Funziona Ma così. per questo vi ho posto io la domanda, che non ho nessuna ambizione Ok. in quell'ambito, quindi per me è sempre uguale. E torniamo invece al Clandestino. La cosa che mi è piaciuta molto della serie è che racconta una Milano multietnica inedita. E come vi siete approcciati a questo aspetto della fiction? Facendo ricerca, andando a vedere i posti, frequentando persone, tanti sopralluoghi a Milano, perché non ce lo dicevamo prima, a parte la Milano da bere, esiste anche la Milano, quella Milano da bere è stata anche cantata da Ornella Vanoni, da Nomoni, no? C'è anche tutta una Milano che è cantata da tutta un'altra serie di persone, ma è solamente cantata per ora, e noi invece la facciamo vedere questa volta, che è la Milano della periferia, dove vivono mischiati in un melting pot italiani di varie regioni, stranieri di varie nazionalità e si convive serenamente in armonia. E lì siamo andati a mettere il ditino per vedere come si sta, come si vive lì, come fanno, come sono quelle case, come sono le palazzine con i cortili interni di Milano. Sono tutti dei regali, anche perché sono dei posti bellissimi. Avete scoperto qualcosa di inaspettato? Sai che c'è, Milano è stranissima perché mentre le città cambiano a botte di 10 anni, Milano cambia ogni anno. E l'altra cosa è che normalmente le città sono fatte a cerchi, quindi ma più vai fuori e più c'è un tipo di periferia e immagini un certo tipo di personaggi, Tranne di Napoli. degrado. Napoli è l'unica che Beh, si mischia. però anche Milano c'ha qualche cosa dentro, no? La comunità cinese Milano sta a Paolo Sarpi, che è proprio in piano centro, quindi però resta una città inafferrabile. Non è un caso, quando tutti dicono è la città più europea che abbiamo, è un modo per dire che non la riusciamo a capire, perché
anche perché a Napoli ci stanno i napoletani, a Roma ci stanno i romani, a Milano i milanesi sono pochissimi. Quindi ha un'anima inafferrabile che è però il suo fascino. Dove stanno i milanesi? A Torino. A Torino. E con questa ci siamo giocati la Lombardia. Adesso possiamo...